cittadini. Abbiamo fatto un vademecum di appena 295 pagine che rappresenta la sintesi di tutta l'attività che come governo della Repubblica abbiamo messo in campo per l'emergenza coronavirus. Si tratta di 6 leggi e decreti legge, di 2 delibere del Consiglio dei Ministri, di 8 DPCM, di 19 ordinanze della Protezione Civile e di 3 provvedimenti che hanno assunto i vari dipartimenti. Il Vademecum è aggiornato al 24 marzo e lo potete consultare tranquillamente nel sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Io invece sono Cateno De Luca, il sindaco di Trincea impertinente, e non avrei fatto tutti questi provvedimenti. Ne avrei fatti 6 di carattere generale. Il primo, avrei sospeso tutte le attività economiche e avrei lasciato a malapena quelle riguardanti la fornitura e la garanzia dei servizi minimi essenziali e dei beni ovviamente indispensabili come quelli alimentari e tutto ciò che serve per i presidi sanitari, senza aprire profumerie e quant'altro. Il secondo provvedimento che avrei fatto: sospendere la Bassanini e quindi eliminare la burocrazia e di conseguenza non utilizzare la Consip per fare gli acquisti per i nostri ospedali, che siamo ancora qui ad aspettare respiratori, reagenti e quant'altro, perché gli altri stati che pagano in cash ci fregano anche ciò che noi ordiniamo. E avrei nominato come soggetto attuatore, quindi con il cash, con i soldi in mano, il capo della Protezione Civile per tutti gli acquisti a carattere nazionale, i presidenti delle regioni per quanto riguarda gli acquisti che sono di interesse regionale, quindi anche sistema sanitario, e i sindaci per quella che è l'assistenza alle famiglie e di conseguenza tutte quelle che sono le emergenze di trincea. Nel provvedimento avrei anche previsto che chi sgarra una pena 10 volte moltiplicata alla pena ordinaria che è prevista per la tipologia di reato che magari consumi. Il terzo provvedimento che avrei fatto: la sospensione di tutte il pagamento delle bollette, dei canoni, e quindi non si paga Enel, non si paga acqua, non si paga luce, non si pagano rifiuti, non si pagano canoni RAI, non si pagano occupazione di suolo pubblico e i tributi locali anche dei comuni, intanto sospesi per almeno 3 mesi, parlo di marzo, aprile e maggio. Il quarto provvedimento che avrei fatto riguarda intanto la sospensione delle accise e di conseguenza soprattutto su alcuni prodotti delicati come l'alcol, che ha un costo 10 volte in più perché no, per circa 9 su 10 come valore del prezzo è formato dalle cosiddette accise. Dopodiché un altro provvedimento che avrei fatto: via tutti i vincoli di bilancio agli enti locali, quindi ai comuni e alla regione. Tutti i soldi che avete in cassa, intanto spendeteli e destinateli per affrontare l'emergenza. E di conseguenza tutti i soldi anche assegnati, che pare che siano quasi 100 miliardi di euro per quanto riguarda i cosiddetti fondi strutturali, che riguarda tutto il territorio nazionale, invece destiniamo ad affrontare l'emergenza. Con questi 6 provvedimenti, potremmo mettercene qualche altro, intanto avrei affrontato direttamente l'emergenza e avrei dato risposte immediate al territorio e non avrei creato illusioni. Ma io non sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, sono il modesto sindaco di Trincea, Cateno De Luca.